Promozione Play, oggi mi sa che ci messo che ho da sarà da FKBet. Noi siamo da Abu Dhabi, dall'ottava riga da sopra. Haneum Morricai sono dei giardinieri che piantano dei semi di curcuma. Curcuma è una pianta la più medicinale che esiste al mondo, per quanto si sappia oggigiorno. Hanno trovato oltre 600 usi terapeutici per questa pianta, curcuma. E anche combatte il cancro. E c'erano questi due giardinieri, uno ebreo e uno idolatra, che coltivavano degli orti assieme. E erano mezzadri. Dovet kofavim nakit beshavta, Israel bechav beshavta. E si dividono in tale maniera che il goi che lavorava di Shabbat si prese tutto il guadagno di Shabbat e l'ebreo lavorava la domenica si prese tutto il guadagno della domenica. Adol kamed de Rava, andarono a chiedere a Rava se era permesso. Shalalu e permise. E so, chiedo io una domanda. C'è scritto qui, Atu le Kame, andarono in presenza di Rava. Cosa vuol dire andarono? Il Goi anche andò dal rabbino? Da quando in qua un Goi va a chiedere a un rabbino? Però, e perciò vorrei dare fuori anche la spiegazione, perciò penso che la ragione è, poiché, per una ragione qualsiasi, diciamo, qualcuno disse all'ebreo che c'è una questione legale si è permesso. Lo devo chiedere. Allora il Goi si disse andrò anch'io. Perché? Perché se il rabbino dirà che è vietato usare ciò che lui, diciamo quello che il Goi ricava per il lavoro dello Shabbat, se è vietato, allora l'ebreo non può prendere un altro giorno invece di quello. Perciò il Goi ci guadagna. Perciò il rabbino voleva ascoltare anche quella risposta del rabbino perché pensava che forse l'ebreo cercherà di cambiare cose che dice il rabbino e allora vuole essere sicuro che lui ci può guadagnare qualcosa qui. Itive rabbina le rabba, ma chiese rabbina a rabba. Abbiamo studiato una verità che dice Israele che un goy e un ebreo che erano mezzadri in società, in un campo. Lo yomar Israel obed kochavim tol chelkecha b'shabbat v'ani b'chol. Che l'ebreo non dica al goi prendi tu la tua parte dello Shabbat e io mi prenderò una parte in un giorno della settimana. E poiché siccome l'ebreo dovrebbe lavorare metà giornata e perciò quando l'idolatra lavora la mezza giornata dello Shabbat per l'ebreo allora è come se fosse il suo mandatario, il suo shaliach, e perciò l'ebreo ne gode, e perciò è vietato. Vimitnu v'tchilah mutar, però se stipularono anticipatamente che possono fare questo accordo, allora l'idolatra è permesso, poiché l'idolatra non è il mandatario dell'ebreo, e quindi è permesso. Vim baba l'Heshbon. Però se non stipularono nulla, facevano così, finché giunsero a un certo punto che diciamo che vendettero tutto, adesso vogliono fare i conteggi. Però se non stipularono, allora è vietato. Poiché fate conto, allora è considerato come se l'ebreo mandò questo goi che sia come se fosse il suo mandatario per lui, perché lavorò per lui. E allora è vietato. Allora, siccome Ravina ha chiesto questa domanda, e perciò ciò significava, siccome non stipularono, allora dovrebbe essere vietato, allora perché Rava disse che era permesso, perciò Irsif e Rava arrossì, si vergognò che aveva sbagliato nella legge.
La Sophie Glei Milta Deitno mi carago. Alla fine scoprì che invece sì, avevano stipulato l'accordo e perciò era permesso. Rav Gvia mi Beik Til Amar. Rav Gvia, che venne da una zona chiamata Beik Til, disse che veramente qui il caso non era così, il caso era diverso, poiché si tratta che accade che Shtilei d'Orlahava, che erano degli alberelli di Orla, sappiamo cos'è Orla, Orla sono alberi durante i primi 3 anni, e i primi 3 anni i tre frutti sono vietati, Bana, non si possono neanche regalare a un goy, non si possono usare per nessuno scopo. E dopo 3 anni sono il quarto anno è Netravai, cioè gli stessi dinim come Master Shani, e il quinto anno eccetera è sempre tutto permesso. E perciò c'è questione che Ovetko Favim Achil Shnei de Orla, Israel Shnei de Etera, che il goy mangiò la frutta, i frutti per i primi 3 anni di questi alberi, e l'ebreo mangiò negli altri 3 anni, il quarto, il quinto e il sesto. Volevo dire qualcosa riguardo a questo. C'è un albero, adesso mi sono ricordato quello che volevo dire. C'è un albero che dura solo 3 anni. Questione è, se diciamo che Orla non si può mangiare mai la frutta di questo albero, poiché i primi 3 anni, però tutta la vita di questo albero sono 3 anni. Allora, però questo albero c'è un'altra caratteristica, unica quasi, penso è l'unica, queste due caratteristiche uniche, che anche è l'albero, il tronco dell'albero è vuoto dentro, molto strano. Sapete quale albero si tratta? E se non sapete ve lo dico, è il papaya. E perciò, per queste due ragioni, che sono molto differenti, diciamo, da altri alberi, perciò i saggi, i rabbini decisero che è permesso mangiare i frutti di quest'albero, perché si capisce se tutta la vita dell'albero è solo 3 anni, vuol dire che è permesso mangiarlo. Però siccome è anche vuoto, allora è più considerato come, diciamo, come Bor Pi Adamah, perciò la bracha è Bor Pi Adamah, non è Bor Pi Etz. Questa è una curiosità che volevo raccontare. Dunque, allora, abbiamo detto che il goi mangiò i frutti i primi 3 anni, che era Orla, e l'ebreo mangiò mangiò i frutti invece gli altri 3 anni. Adesso questione è, se diciamo che siccome la frutta viene, si scambiano la frutta tra di loro, perciò forse diciamo che è vietata, poiché forse l'idolatra è il suo mandatario, e anche poiché lo fa con il consenso dell'ebreo, l'ebreo è d'accordo di fare così, poiché gli fa comodo così. Però d'altro canto l'ebreo non lo nominò mai come suo mandatario, e forse allora non sarebbe vietato. Però vediamo che se si accordarono anticipatamente è permesso, benché in questo caso l'idolatra diventi il mandatario dell'ebreo, spero che sia chiaro. E comunque, Atul le Kamei de Rava, nuovamente vennero presenti Rava, anche il Goi, anche voleva sentire la risposta di Rava, e Sharuleo, e permise loro, cioè, scusi, permise all'ebreo, non so perché dice qui Sharulehu, avrei dovuto dire Sharulei, lei è a lui, Sharulehu permise a loro. Il goi ci perdete. E prima di tutto, e poiché è permesso nel frutteto durante i primi 3 anni di Orla, e oltre a ciò il fatto che si scambiarono il periodo, ciò non rende i frutti vietati, poiché i frutti sono solo, poiché i frutti sarebbero vietati solo se l'ebreo avesse lavorato nel frutteto, però siccome non lavorò, non sono suoi e perciò non sono vietati. Ma chiedo come va? Abbiamo visto che
Ravina chiese una domanda col Tolorava che dimostrò che non aveva deciso correttamente. Rispondeva che no, chiaramente non è ciò che disse, in questo caso è il Signore Sai per aiutarlo, non era per contraddirlo, perché è una domanda, al contrario. Ma dice Gmarà, ma abbiamo visto che Rava si vergognò. Dice Gmarà, no. Lo aiuto a no, non accade mai, non è vero. Ivaglio chiese una domanda e diceva, stava mai? Se non fece nessun accordo all'inizio e solo vennero dopo a dividersi, spartirsi quello che guadagnarono. Se non fecero un accordo, la questione è se l'ebreo può usare questa frutta. Se stipularono allora e si accordarono che lo Shabbat appartiene a Dio l'Atra, e perciò l'ebreo non avrebbe dovuto compiere nessun lavoro durante il Shabbat, cioè non era necessario che lo faccia, cioè lui non voleva. Però si può dedurre da ciò che se non stipularono è vietato, perché allora l'idolatra diventa il mandatario dell'ebreo, come abbiamo già visto. Perciò la questione è, stava mai, se non decisero qual è la legge. C'è qua Tashma, ti porto una dimostrazione. Imit non mischila mutar. Se stipularono dall'inizio, allora è permesso. E perciò si può dedurre da ciò, Hastama sol, si può dedurre da ciò che se non stipularono è vietato. Però la fine di quella proprietà dice, invece, Ema Sefa dice esattamente il contrario. Ima ole cheshbon asur. Vuol dire che sebbene dopo che vendettero tutto, diciamo, e vollero spartirsi i guadagni, allora se fecero il conteggio, è vietato che dica, te prenditi questa, per aprire Shabbat, te prenditi questa parte, e l'ebreo dice, io mi prendo questa parte, invece che tu ti prendi per Shabbat, io prendo questa parte. Questo è vietato. Hastam, però se non dissero nulla, fece il conteggio e non menzionarono la parte di Shabbat, cioè quello gli diede la parte di Shabbat, ma senza menzionarlo bisogna dire che è mutar, permesso, e questa è la conclusione esattamente contraria a quello che abbiamo detto prima, che prima ha detto Hastam Asur, è anche una conclusione che derivarono gli studenti di Yeshiva, sono loro che dicono, la Braita dice Imitnu Mitchila Mutar, e la Braita dice Imbaud Cheshbon Asur. Però loro dicono, Imitu mitchila mutar, hastam asur. Però, perciò loro dedussero che se non menzionano niente, allora è vietato. Invece della parte finale si può dedurre il contrario. Perciò dice, ma è la mia lecca del Mishma. Perciò da ciò non si può dedurre nulla. Infatti molto spesso quando c'è una, ci sono due deduzioni contraddittorie, generalmente sempre come la dice, che non si può dire nulla da ciò. Comunque, qual è la legge? Una grande disputa riguardo a ciò. Le idee sono divise. Ci sono quelli che dicono vietato, quelli che dicono permesso. Perciò, quello che veramente è vietato è che l'ebreo non può dire te prendi questa parte per Shabbat e io mi prendo questa parte e invece di quella che te ti prendi per Shabbat. Questo è vietato. Ora voglio leggervi quello che dice Shulchan Aruch e il Rema, e la ragione per cui lo faccio è perché ci dà un chiarimento riguardo alla Gemara anche. Siamo in Or HaChaim, Siman Resh Mem Hei, Sif Aleph. Israele ben Yehudi, Sheyesh Lahem Sadeh, un goy e un ebreo che hanno in società un campo, o tanura, un forno, o merchatza, un bagno pubblico, o Rechaim, o un mulino, un mulino acqua, Beshutfut, in società, o Sheem Shutafim, Bechanut, Bischora, oppure sono soci in un negozio e sono soci nella merce. Imitum Vitchila, Bishar Shebaul, Ishtatef, se stipularono anticipatamente, Sheh Schar Shabbat, Le Noi Udi, Levado, che l'ebreo si prenderà la parte, scusi,
che il goy si prenderà una parte dello Shabbat, i meati mi va bene, sia se sia parecchia o sia poca. Zchariom Echad, che neged Yom Shabbat, l'Israele vado. E l'ebreo si prende un giorno della settimana invece dello Shabbat che si prende goy. In questo caso, mutare permesso. Vimlo et non vitchila, e se non stipularono prima, kshevol ha-chalok, quando vogliono dividersi, notene noi udì schar shabbatot kulam, allora il goy si prende e guadagna tutti i shabbatot, diciamo, di quell'anno, di quel periodo, di quella stagione, v'ashar cholkimoto, e si dividono il resto. Vimlo aya schar shabbat yadue, se non sappiamo quanto è il valore del guadagno dello shabbat, il Torah in Ovidi le vado Shvit, che il goy si prenda un settimo delle Sakhar, e si divino il resto. Adesso viene la parte più interessante. Dice Rema, Yesh Matirina Sakhar Bidiaval, è permesso che l'ebreo si prenda il guadagno dello Shabbat a posteriori, a filo lo etno, anche se non stipularono. E si spartirono il guadagno in due, senza considerare lo Shabbat. Dice il Ramah, venerali deve essere da loro, io esci smocco la io, che in caso che c'è una grande perdita è permesso. Io sono altri che dicono, ci cos'è l'Omer e la Bishutfut, questo è solo nel caso che sono in società, ci cola Chadosek Biomo, che ognuno lavora durante un giorno la settimana è dispari. Perciò diciamo, un giorno a settimana dividono quel giorno, ognuno lavora a metà del giorno, o una settimana uno lavora 4 giorni, l'altro 3, e l'altra settimana viceversa. Però se entrambi lavorano assieme durante tutta la settimana, e il goy lavora di Shabbat, mutala chalokim o kol ha-sechar, è permesso di prendersi, l'ebreo può prendersi la metà di tutto, perché? Perché de no yehudi adate de nafshei kavid, poiché il goy lavora per se stesso, l'ebreo non gli ha detto venire a lavorare di Shabbat, l'ebreo dice io non lavoro di Shabbat, io non vengo, se il goy viene a lavorare di Shabbat è affare suo. Ben a Israel ne navi melachto bi Shabbat, poiché l'ebreo non gode del lavoro del goy durante il Shabbat, kivan shena melacha mutelet alav la'asot, perché siccome non stipularono che l'ebreo avrebbe dovuto lavorare di Shabbat, è il goy che decide di venire a lavorare di Shabbat, perciò l'ebreo non interessa. E anche se l'ebreo ci guadagna, in questo caso, umikoma kom lo itol scha Shabbat, ela be'avla'a im sharaimim, però che prenda quello che lui ci guadagna dello Shabbat, Bavla, Bavla vuol dire, avrà vuol dire come inghiottito, ma si intende senza menzionare il Shabbat, per niente, senza dire niente, rubando il Shabbat, se viene, se il guadagno dello Shabbat fa parte del resto della settimana, allora in questo caso è permesso, secondo il Rema, secondo Yeshomrim. Abbiamo terminato questo perek, Adon Alach Lifnei Deem, Adon Alach Lifnei Deem, Adon Alach Lifnei Deem, Yitzhashem Bin Eden. Iniziamo il secondo perek. Questo abbiamo già studiato. En Mavidim Beema Bepondikaot, ce lo dico Favim, Bipnei Shechashodim Alarubia. E non bisogna, bisogna notare qui che non c'è scritto Assur, c'è scritto En Mavidim, non bisogna lasciare animali, diciamo in una locanda di Goim, poiché sono sospetti di compiere atti di bestialità. Ed ugualmente, lo tiachè di Shaimain, una donna anche non deve appartarsi con loro, poiché mi piace cucinare la raiota, poiché potrebbero violentarla. Velo e tiachè da mi piace cucinare la E una persona, cioè un uomo anche, non deve appartarsi con loro, poiché sono sospetti di uccidere, di commettere omicidio.
Gemara, Urmini invece abbiamo studiato in una Tosefta, Lokhim ein be'ema li korban ben choshishim. Permesso prendere, acquistare da un goy un animale per offrire come sacrificio e non c'è timore. Lo mishum rovea, lo mishum nerva, lo mishum mukseve, lo mishum nevad. E adesso, indubbiamente conoscete il secondo passuk di Sefer Vayikra, il Rashi, indubbiamente conoscete, adesso lo leggiamo. Dunque, il secondo verso dice: Davvero mi sarei mortale, Adam chi ha crimi, che è un corban Hashem, mina bima, mina baccaro, mina son, takriva corban Hashem. Dice Rashi: Mina bima, siccome dice mina bima, perciò dice velocula, cioè non tutti, qualsiasi tipo di animale. Per escludere eta lo zita robea veta nirba, per escludere se l'animale commise un atto di bestialità, diciamo, su una donna, e viceversa, veta nirba, se un animale femmina subì un atto di bestialità da parte dell'uomo. Mina bakar, da un bovino. Lo zeta nevad, per escludere un animale che fu adorato per idolatria. Minazon, da un ovino. Lo zeta muse, per escludere un animale che fu appartato per essere sacrificato per idolatria. Perciò, come abbiamo visto, la guarana è presa lo stesso pasuk, imparato da lì. Bishlama mukse venevad. Si può capire che non c'è timore di un sacrificio e mukse venevad shim ita deakse, poiché se un animale fu separato per essere sacrificato per Avodah Zarah, vimeta de palche, e se lo avesse adorato, in entrambi i casi l'aveva masmine, non l'avrebbe venduto, l'avrebbe tenuto per sacrificarlo. Perciò non c'è questo timore. E la roveva venir ba, l'ichush. Però riguardo al caso di entrambi i casi di bestialità, c'è sì il timore. Perciò come si risolve la questione? Amar Rav Tachlifa, Amar Rav Shila bar Avina Mishmed Rav. C'è sempre il rischio che uno compra un ebreo, che compra un animale da un goy, può darsi che il goy commise un atto di bestialità col suo animale. Secondo Gorak che dice che no, poiché se fosse stato commesso un atto di bestialità, l'animale sarebbe diventato infertile. E allora il goi non vuole perdere il valore dell'animale, perciò non succede. Atinach nekevot, zecharim, meikalemem. Bene, si può capire che un atto di bestialità a un animale femmina può esserci questo problema, che diventa infertile. Però riguardo a Zecharim, però riguardo a maschi, c'è sempre questo rischio. A Morcana, Uilo, Marcusino, lo sa. No, c'è un altro problema, che se commette un atto di bestialità, persino in un maschio, allora diventano più magri, e perdono di valore, e diciamo diventano più magri e più malati, perciò non lo fanno con i propri animali. E la Hadetania lo chiamiamo Miroe Shelaim, ma abbiamo studiato che è permesso prendere un animale appartenente a un goi, perché a quei tempi facevano così, che una persona che aveva animali la consegnava a un pastore per pascolare gli animali, sia ebrei sia goi. Perciò se un animale, diciamo, che apparteneva a un goi, il goi lo consegnava a un pastore affinché pascoli questi animali. E allora dice, allora c'è il rischio che il pastore commetta un atto di bestialità. E allora c'è questo rischio, allora com'è che si possono prendere animali per sacrifici da goi?
E vediamo che la Braità dice che lo crebbe ma mi che è permesso acquistare un animale da un goi, da un loro pastore. Perciò che la lichus Dilma Ravala, forse compiete una, la, il pastore compiete la bestialità. E dice la che no. Il pastore ha timore che il goi, forse noi non ci accorgiamo. E loro, i goyim, si accorgono e allora si accorgerebbe e non gli pagherebbe. E la Haditha, abbiamo studiato però la proprietà che dice Mosim Be Male Roi Shalem, non è permesso consegnare un animale di un ebreo a un loro pastore, di goy, poiché lo può mettere, può mettere un atto di bestialità. Lema Roi Shalem Mitirei Mishum Efsed, perché noi diciamo allora anche in questo caso che il pastore ha timore che alla fine l'ebreo se ne accorge e non li pagherà. Perciò dice che no. Enio deiade behadade mirtete. Loro, i goyim, che sanno, che sono e conoscono bene questo soggetto, loro se ne accorgono. Perciò il pastore ha paura. Però Anna, noi ebrei, deloiadinamio, che non capiamo queste cose. L'omertate, allora il pastore o i pastori non hanno timore di compiere la sua bestialità. Amarava, hanno da merince, e perciò questa è la fonte di un proverbio popolare che dice, Machteva glalav baza, che un ferro appuntito fa le incisioni nel marmo. Perciò il marmo ha timore del ferro. Così ugualmente il pastore ha timore della gente che lo conosce. Ed ugualmente ragla vechavreiada. Ed ugualmente uno che sparla della gente, va in giro e parla male della gente, e i suoi compagni che fanno lo stesso lo riconoscono, sanno, possono distinguere che una persona fa questa azione, poiché sono la stessa natura, perciò si riconoscono a vicenda. Chiamala Yahi, se così come disse Rav Kana, che un goi non commette azioni di bestialità verso i suoi stessi animali, sia perché diventa infertile o perché perde il peso e perciò non c'è timore di prendere animali maschi, zecharim, meni che vot, maschi, animali maschi da donne idolatre, oppure lo nisbun, e perciò perché noi diciamo che non acquistiamo e Dechashina Dilma Marvale Ilava, ma in questo caso che c'è un animale maschio e la padrona è Goya che potrebbe commettere un'azione tale, allora anche non dovremmo acquistare tali animali perché abbiamo paura che questa donna ha fatto quest'azione. Risponde ancora che non c'è problema. Kiva de migre ba mirtata. Poiché, siccome l'animale gli corre appresso, dopo che, se accade una cosa così, l'animale viene appresso alla donna tutto il tempo. E allora la gente vedrebbe che questo animale è appresso alla donna, perciò capirebbe quello che è accaduto. Perciò la donna ha timore che accada ciò e perciò non lo fa. Chiamarà. Allora, se è così, ella ha detto a Rabbi Yosef. Armalta lotarbe calva, che una Rabbi Yosef disse che una vedova non abbia in casa un cane, poiché forse la donna commetterebbe un atto di bestialità con il cane, velotrice varverà bospisa, e che una donna, cioè una vedova, non abiti nella stessa casa con un saggio,
perché c'è timore che si appartino e poi possono, alla fine possono coabitare. Bishama Barberav, si può capire il caso di un saggio, poiché Zaniela, poiché siccome si vergognerebbe, allora non rivelerebbe che coabita con questa donna. E la calva, Kima di Magraba Mirtata, però il cane che andava presso a lei tutto il tempo, allora avrebbe timore, allora perché abbiamo detto che una vedova non abbia un cane nella propria casa. Siccome se gli getteremo un pezzo di carne, allora il cane andava presso a lei tutto il tempo, allora mema l'ambre ince ade misri chabatra. La ragione per la quale il cane va presso la donna non è perché è per l'atto di bestialità, ma bensì perché gli dà della carne, perciò gli va presso. Perciò in questo caso anche non ha timore di commettere questa azione. Adesso abbiamo studiato che e non devono animali, non devono appartarsi, non bisogna appartare animali con Goim. Adesso questione, ne che vot, ma è tamo la mia cadina. Qual è il problema di appartare un animale femmina a una donna con una donna femmina? Amar uka bachama, pnesho udeko chabim, yitzin etzen nashi havren. Poiché vengono uomini, anche se la donna, diciamo, è da sola, però vengono uomini a visitare le donne e perciò upaimshe no mozza o mozzetta bema verova, e le volte non trova la donna in casa e perciò in questo caso potrebbe commettere un atto di bestialità con l'animale e perciò non bisogna lasciare appartare animali con persia un animale femmina con una donna. Mi baita ima, e si poteva anche rispondere che afilo mozza namerova, che anche se l'uomo, questo uomo che viene a visitare la donna, anche se trova la donna in casa, anche può commettere un'altra bestialità, demarmar, poiché chagale en bem tamshin israel yoter min shotem, che gli animali degli ebrei sono più. Hanno più, non so come tradurre qui, hanno più, forse sono più attirati, diciamo, agli animali degli ebrei più delle loro mogli. Demo Rabbi Yochanan, Beshar Shebana Hashal Chava, Yitil Bazuama, che quando con Adam e Chava, che dice il Midrash, che il serpente coabitò con Chava e gettò in essa zuama, sporcizia. E questa sporcizia è quella che causa a una persona di avere questa passione per gli animali. I Yahi, che chiamerà Israele Name, allora anche gli ebrei dovrebbero avere questa passione, perché non l'hanno? Spondacolà. Israele andò all'Arsinai, Pascal Zomatan. Ovvero, come dicevamo, all'Arsinai lo Pascal Zomatan. Gli ebrei, dal momento che stettero nell'Arsinai, allora questa Zomatan, questa sporcizia, diciamo, questa passione per gli animali sparì. Mentre invece i Goim che non stettero nell'Arsinai, non smise questo soggiume. Però riguardo ai convertiti, siccome le anime dei convertiti erano presenti in Al Sinai, di tutti i convertiti, tutto il futuro di tutti i 6.000 anni fino alla morte Moshe, e perciò anche non hanno questa zona. Chiamala i bailo o fotmai,
E qual è la legge riguardo a uccelli? Se è permesso lasciare che un go sia parte con un uccello oppure no? Porta ancora una dimostrazione. Tashma, Damar, Yudha, Mar, Shmuel, Mishum, Rabbi Hanina. Ani reiti ove kochem shelakach avaz min ashuk, Reba'ah, Hanakat, Tzela v'Achala. Io stesso ho visto un goi che prese un'oca dal mercato e che commise bestialità, la soffocò, la strangolò, la arrostì e la mangiò. Vamar avirmi avidifti, ani reiti arvi achad shelakach ירך מן השוק, וחקק בה כדי רבייה, רבעה, צלעה וחלה. Io stesso ho visto un arabo nel mercato che comprò una coscia nel mercato, e creò una cavità per commettere bestialità con questa coscia e commise la bestialità e la arrostì e la mangiò. Terminiamo qui. E che Hashem vi mandi tutte le berachot che desiderano il vostro cuore.